Allora, Luca Caccioli riparte un po' la settimana tipo dopo la partita col Mezzolara, una gara particolare, veniva dopo la vittoria con l'Alto Vicentino, forse è stata una giornata un po' storta come quella contro la Sammaurese, la differenza che però in difesa avete giocato comunque una grande partita. Ma sinceramente non sono tanto d'accordo. Ok, ci sta. Abbiamo fatto una buona gara, forse siamo mancati un po' di, come posso dire, un po' di sfortuna in certi episodi e diciamo però che in confronto alla partita della Sammarese, insomma, non abbiamo veramente concesso niente, proprio non in fase difensiva, proprio a livello di squadra, ecco, non abbiamo concesso ripartenze, quindi secondo me l'approccio è stato quello giusto. Ci siamo andati anche concentrati sulla partita, ci è mancato il gol, cioè, ci è mancato il gol che poteva sbloccare una gara che sarebbe stata sicuramente più in discesa. Secondo me ci è mancato solo quello, insomma. Sì, la difesa comunque concordo su questo, sono d'accordo che ha giocato una grandissima partita, Mezzolara non ha fatto neanche un tiro in porta. Come ha preso la squadra comunque il pareggio? La sensazione è che sia stata un po' come l'andata, che c'è stato un po' di nervosismo proprio per questo gol che non arrivava. Poi però insomma c'era un po'. Tutti hanno detto insomma non facciamo drammi, è un punto, l'importante era comunque non perdere e adesso sfidiamo la Correggese. Drammi assolutamente, ecco. Diciamo, no. Come l'andata no, siamo stati, cioè, nervosi come l'andata no, all'andata eravamo nervosi seriamente, ecco. Diciamo, ieri è stata una partita normale, insomma. Credo che, come ho detto, ci è mancato solo il gol che poteva venire in quelle 3-4 occasioni che ci siamo creati. Se veniva il gol, insomma, si parlava di un'altra partita, insomma, anche nel finale siamo stati sempre in crescendo, abbiamo messo tanti cross dentro, anche il gol annullato a Musetti, insomma, siamo stati nella metà campo loro quasi sempre, quindi insomma un pareggio che non lascia l'amaro in bocca, diciamo che era un pareggio, forse quello meno meritato, ecco, diciamo così. Proprio tu, se non ricordo male, avevi raccontato che col Mezzolara a Rimini avevi perso, può essere col Rimini. Sì, 3-1. 3-1, ecco, e Rimini che comunque ha vinto bene il campionato. Anche secondo la tua esperienza ce la può fare il Parma a terminare imbattuto la stagione? Io intanto vorrei l'obiettivo quello principale, ecco, poi dopo parleremo di. Adesso sono due cose che vanno un po' a braccetto, cioè se si Sì, finisce insomma, a braccetto, imbattuti. diciamo, insomma, vincerle tutte sarebbe bello, ecco, diciamo, da imbattuti, però credo in questo momento è giusto pensare all'obiettivo quello primario, che è quello di portare il Parma in Lega Pro, ecco, poi dopo quando e se riusciremo, perché ancora non abbiamo fatto, se riusciremo a portare Lega Pro, dopo ci saranno anche, insomma, i record, le cose, ecco. L'ultima da parte mia, vabbè, le avversarie sono sempre le stesse, ora però la seconda non è più l'Alto Vicentino, è Forlì, che il Parma affronterà tra l'altro tra poco. Ah sì, Forlì fra 3 giornate, se non da qua, sì, fra Sì. 4 giornate, quindi abbiamo visto l'andata, una squadra ben organizzata, una squadra forte, ecco, l'Alto Vicentino ha perso con la Cludienza, quindi hanno avuto una bella botta sicuramente domenica scorsa, ecco. Senti, adesso la Correggese all'inizio sembrava un'altra di quelle formazioni che doveva lottare per i vertici, poi si è perso un po' per strada. In ogni caso, ci ha eliminato dalla Coppa Italia, è una squadra da affrontare con attenzione. Sì, stanno facendo bene, credo che hanno perso una partita nelle ultime, ora non so precisamente quante partite, ma stanno facendo molto bene, hanno fatto tantissimi gol le ultime partite. Sarà una partita delicata anche in un campo un po' ostico, ecco. Anche l'anno scorso è stata brutta, anche lì. 3-1. Anche lì, ah, ok, un'altra delle 3-1 anche a avversarie. Correggio l'anno scorso. Poi c'è la porta più alta, più bassa. No, Quest'anno in diciamo. Coppa Italia. Ah sì, Palloni comunque. sgonfi, insomma, c'è poco. Sicuramente sarà una partita difficile in un campo anche piccolo, e quindi dovremo andare là belli tosti, ecco. In ogni caso sembra che ci siano 1.000 biglietti per i tifosi del Parma, che potrebbero anche essere pochi di attualmente, però insomma almeno 1.000 ci saranno. Ah, ma su questo non ho dubbi, insomma, anche la trasferta vicino, quindi più sono e più ci daremo da fare per portare a casa un risultato importante, ecco. Senti, tornando a vittoria del campionato, queste cose, è solo scaramanzia? Cioè, perché, insomma, secondo noi, quando diciamo adesso bisogna essere imbattuti, è perché riteniamo che il campionato, non che sia già vinto, ma il Parma lo possa vincere. Lo possa vincere. No, ma che abbiamo.
cioè inutile nascondersi, abbiamo un margine importante, nessuno lo mette in dubbio. Non è scaramanzia quella che dico, però c'è da arrivare a Forlì e stare a 9 punti, loro abbiamo uno sconto diretto. Se perdiamo punti queste tre partite loro ci guadagnano, abbiamo uno sconto diretto. Se perdiamo sconto diretto si riapre il campionato. La verità è questa, quindi dobbiamo stare sul pezzo. È quello che è mancato un po' forse domenica, perché effettivamente il Parma non ha rischiato niente, però quando i migliori in campo sono i difensori e si creano occasioni, non si fanno, l'attacco un po' sotto accusa. No, l'attacco sotto accusa, diciamo, come detto, è mancato il gol, ho fatto 2-3 tiri, una volta Barrai poteva fare gol, Matteo ha avuto la sua occasione, Corapi la sua occasione, un paio di calci all'angolo delle mischie, è normale, ci sta la giornata un po' storta. Comunque, come ho detto prima, se facciamo gol cambia la partita, dilaghiamo sicuramente, sono convinto di questo. Da qui alla fine troveremo tante partite così, insomma, che si chiuderanno e sta a noi cercare di sbloccarla e dopo si dovranno aprire per forza per riportare, diciamo, il pareggio a casa. Quindi quando si chiudono così 5-3-2 non è mai facile trovare spazi, loro poi ci danno anche merito agli altri, insomma non è che giochiamo 11 contro 0, sono anche gli avversari, sono stati bravi anche in merito a loro, ci hanno creato, che hanno, come posso dire, ci hanno lasciato pochi spazi, quindi è andata così, insomma, però sto facendo il percorso dell'andata, ci metterei la firma, ecco. Senti, un po' voi, un po' il Mezzolara e un po' anche l'arbitro, si può dire. Ma l'arbitro, parlare dell'arbitro sinceramente non è che ho tanta voglia, insomma, è innegabile che secondo me il rigore ci poteva anche stare, ecco. Il rigore alla fine ci poteva stare, però insomma non ci attacchiamo a queste cose, ecco. Dobbiamo pensare a noi e basta, ecco. Subito dopo la partita avete protestato, era dettato immagino dalla foga del momento, dalla rabbia per il risultato, non so. Ma sicuramente, il rigore no, mi è sembrato netto perché era davanti proprio. Sereni, non aveva nessun senso che insomma si buttasse davanti alla porta, ecco. Posto? Sì. Grazie. Grazie, posto. Ciao a tutti.